Studiamo insieme questa canzone che si intitola Je veux di Zaz, che è veramente molto bella. In origine è stata suonata con il contrabbasso, ma noi andremo ad adattarla col basso elettrico e vediamo che comunque secondo me rende molto bene. Detto ciò, bisogna fare comunque un monumento al contrabbassista che ha scritto e suonato questa canzone, perché è davvero bella, complimenti. Allora, nell'introduzione noi andiamo a fare questo obbligato sul primo accordo di re minore, tre volte, in cui prendiamo il re più basso e il re alla sua ottava superiore, e poi andiamo a mettere un basso di si bemolle e uno di do per ritornare al re. Si bemolle, do. Questa introduzione viene poi ripresa dopo il primo ritornello, ma fatta solo un giro per poi ritornare subito sulla strofa, e anche nel finale, in cui finisce sul re sospeso sull'acuto. Proviamo ad andarla a sentire nel finale, così riesci poi a incastrarla bene. Terzo giro. Ultimo. Quindi finisce all'inizio del giro del quarto sul re acuto. Andiamo a vedere la strofa. La strofa è davvero splendida, perché andiamo a suonare prima il basso dell'accordo e poi sulla parte acuta andiamo a costruire un pezzo di frase melodica. Su ogni accordo, sul re va a mettere il re basso, poi passi all'acuto, re, re, mi e fa naturale, infatti l'accordo è un re minore. Poi dopo sul do vado a fare il do basso e poi do, re, mi, il primo giro, il secondo mette soltanto do, re e di nuovo il do, per poi andare sul terzo accordo che è il si bemolle, in cui metto si bemolle basso, sull'acuto si bemolle, do e re. Il si bemolle infatti è maggiore, anche il do era maggiore, quindi suonavo do, re e mi naturale. Per imitare un po' più il contrabbasso, come avrai sentito, io metto delle ghost note che le vado a fare sull'acuto prima dell'arrivo della nota reale. Vado sempre ad appoggiarlo, dando secondo me un pochettino più l'idea del contrabbasso. Anche sul contrabbasso penso che comunque lo faccia, magari non sempre ma molto spesso. Dopo aver fatto re, do e si bemolle con la parte acuta, va su un sol minore, in cui vado a mettere soltanto, prendo il sol basso, metto soltanto il sol al tasto 5 della corda di re, il fa che è la settima minore e il sol. Stessa cosa sul la, nel senso che suono il la basso, la sua ottava e la settima minore e di nuovo la sua ottava. Questo per due volte nella strofa cantata. Dopo va a fare un raccordo con il ritornello, come hai sentito anche nell'audio della performance di prima, in cui va a fare si bemolle due battute, due e do due battute.
questo. Do. E poi partirà il bellissimo ritornello. Nel si bemolle e do va soltanto a mettere l'ottava, la nona e ritorna sull'ottava, anziché far sentire la terza maggiore dell'accordo, vado a mettere soltanto ottava, nona e ottava per tutti e due gli accordi. Andiamo sul ritornello. Il ritornello è assolutamente la parte più complessa. Questo perché, benché ad un primo ascolto assomigli molto alla strofa, in realtà qua gli accordi durano di meno, quindi la mano sinistra è sempre in movimento sugli accordi, perché poi questi accordi vengono sempre abbelliti, non vado mai a fare solo la fondamentale. Allora, parte con il solito re minore anche della strofa, ma lo fa solo una volta. Vado subito a si bemolle, dove tengo sempre l'idea sull'acuto di suonare la parte acuta con l'ottava, cioè la fondamentale all'ottava sopra, la nona e la terza maggiore, anche questa chiaramente a un'ottava sopra. Dopo aver fatto quindi re minore solo una volta, non due volte come nella strofa, si bemolle, poi va sul do, poi scende sul la settima, sul la mette soltanto l'ottava e la settima minore, come sul sol, mentre invece sul re, do e si mette sempre la parte acuta con la terza. Poi va in si bemolle, sol, nel sol ricordo sempre solo l'ottava, settima minore e ottava, e poi fa due battute di la settima. In questo la possiamo farlo in diversi modi. Il contrabbassista lì mi sembra sempre che alterni uno dove va a mettere, cioè l'ottava, settima minore e ottava, il secondo giro che rilancia il secondo giro del ritornello invece va a fare questo, va a mettere un fa, la, la, sol, fa, poi riparte il secondo giro solo una volta re minore, una volta si bemolle, do, la minore, la settima, si bemolle, sol, e poi la seconda volta che va su questo la, qua cambia un pochettino il ritmo e io sento che ci appoggia questo, la, settima minore, sol, di nuovo la, quinta, e poi fa di nuovo come nel giro prima, il la, il sol e il fa, per ritornare a dove deve andare. A fine del primo ritornello tornerà sull'introduzione che viene fatta solo una volta. Invece a fine del secondo ritornello andrà sempre sull'introduzione, ma in realtà sarà il primo giro dell'assolo che adesso andiamo a sentire come ultima parte. Ed eccoci quasi alla fine, abbiamo soltanto più l'assolo che nella prima parte va a prendere paro paro l'introduzione. Si bemolle, do, re. Dopo averlo fatto quattro volte, come proprio nell'introduzione, allora va su un si bemolle,
dove andiamo a suonare. Questa parte qua è abbastanza difficile, soprattutto ritmicamente, se vuoi mettere soprattutto le ghost note, perché è vero che suoniamo solo fondamentale, ottava, quinta e di nuovo la fondamentale. Cosa ho suonato? Lo stesso schema ritmico sul si bemolle, do, una volta si bemolle, una volta do e due volte sul re. Si bemolle, ottava, quinta, tonica, fondamentale. Do, fondamentale, ottava, quinta, fondamentale e sul re la stessa cosa ripetuta due volte il primo giro. Il secondo giro fa di nuovo si bemolle, do, ci sarebbe un doppio re, nel primo va a fare il re normale, sul secondo lo lascia lungo perché c'è una rullata di batteria che riporta al nostro cantato. Tutte le altre parti le abbiamo già spiegate, quindi sono o strofe o ritornelli o introduzione, e con questo andiamo a concludere questo video. Io ti ringrazio per averlo sentito fino alla fine. Ti chiedo se conoscevi questo pezzo, se pensi come me che sia veramente fighissimo, e noi ci vediamo poi al prossimo video. Ciao, a presto.